Radio S. Speciale mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. It starts here. All'interno dello spazio Cinecittà Luce incontriamo Paola Randi, che in Controcampo Italiano ha presentato In tu Paradiso, come ti abbiamo detto, uno dei film più interessanti visti fino ad oggi. Un film che tu volutamente sei partita da un'idea ben precisa: volevi un film sull'immigrazione. Perché una milanese ha scelto Napoli per questa storia? Ma guarda, io stavo cercando, dato che volevo trattare l'Italia multiculturale, la volevo trattare da un punto di vista, insomma, in una prospettiva un po' diversa, insomma, ribaltando un po' i ruoli e poi soprattutto in una chiave di leggerezza, con ironia, insomma. Allora cercavo un luogo e una comunità che fosse adatta allo scopo, insomma. Sicché mi sono messa a cercare, un giorno vado a Napoli e vedo questa immagine molto forte in Piazza Dante. Da un lato della piazza c'erano questi scugnizi che giocavano a calcio con una pallina da tennis. Dall'altro lato della piazza c'erano tutti questi ragazzini srilanchesi elegantissimi che giocavano a cricket. E questo mi è sembrato esattamente quello che stavo cercando, quindi ho fatto 4 mesi di ricerca trasferendomi proprio lì a Napoli e vivendo da quelle parti. La città mi ha accolto tra l'altro benissimo, la comunità srilanchese pure, e ho scoperto che, vabbè, Napoli oltretutto, secondo me, Gianfelice dice che è un po' il termometro del paese, ed è vero. Secondo me è una città specialissima. Io ovviamente da milanese non oso assolutamente raccontare Napoli ai napoletani, ci mancherebbe, ma dovendo fare un film su qualcuno che arriva in Italia da fuori, cioè una visione, ecco, da esterna poteva aiutare, secondo me. In più, per mettere le cose sullo stesso piano, ho fatto sì che anche il mio personaggio italiano fosse come uno straniero nel cuore della propria città, all'interno di questa comunità srilanchese che è organizzata benissimo a Napoli. Sì, anche perché a un certo punto, quando il ragazzo percorre la scalinata e arriva in questo piccolo cortile, davvero per un momento, forse anche grazie alla luce che hai usato, sembra di finire in Sri Lanka, no? È bellissimo, perché poi ci racconta Napoli, anche attraverso altri film abbiamo visto come riesce a raccontare mondi diversi che però riescono a convivere, no? In uno stesso, mantenendo la loro identità in una certa maniera. Ma questa è la cosa straordinaria, infatti. Io penso che una delle ricchezze del fatto che ci sia un'Italia multiculturale è proprio che chi arriva riesca a mantenere dei contatti e una propria identità, appunto, come dici tu, e perché